Barbara Rosa è conosciutissima nel mondo del palio per tanti anni, è stato il punto di riferimento di tutti i proprietari dei cavalli, non solo cavalli del palio, ma insomma da tutti i cavalli per quanto riguarda tutto quelle che sono le pratiche burocratiche previste dalla legge per la squadra. Oggi l'ultimo prelievo per i cavalli da palio perché va in pensione, questa è la notizia. E questo è l'ultimo avallo della mattina, poi ci andiamo a casa, lei ha 18 anni, si riposa, io no, perché c'ho da fare, capito? Si lamenta, dice, ci viene da stamani, sì, lei, io andavo a casa, sono assistente a mamma, andare cose a canale 3, lei invece dorme, io no, sono polemico, perdonate. Sto scherzando naturalmente, questo invece è del 2015 anche lui, Zago, è un fondo arabo perché il 50% preciso, però prevale l'arabo, quindi viene riconosciuto a fondo arabo e non a fondo inglese, proprio nel mezzo. Il cavallo è stato allevato da Gianni Picconi, lo stallone è Quart di Gallura, la fattrice Apidea. Una prova di notte, due iscrizioni a previsti, naturalmente sono di quest'anno perché prima dei 4 anni non possono fare entrare in piazza del campo, quindi mi sono riservate solamente, ormai lo sapete, è inutile che lo diciamo, le prove di notte, poi sono di mattina, quelle di notte, quelle romantiche della notte, non ci sono più. Ok. Siamo ormai fino all'ultimo, secondo me vanno visti tutti, non ne devi saltare nessuno, non lo trovo giusto, per me il campione o il somarello fra virgolette hanno lo stesso valore e per i proprietari lo stesso, quindi trovo giusto farli tutti, se non succede è perché magari c'è un picco qua su internet, però li trovate tutti. Peccato, YouTube era la miglior cosa perché poi bastava andare lì, cliccare il numero del cavallo, il nome del cavallo e immediatamente uno lo trovava. Invece adesso è su Pronto News, è più difficile andare, bisogna scorrere tutti. Scorrerli tutti, vedere ci sono. D'altronde via un postaccio per il segnale, non è poco e riusciamo a farlo. Infatti qualche luna un po' appricciola un po' di più perché appunto cala il segnale internet e non dipende da me, mi spiace, io faccio quello che posso insieme a mia figlia Camilla che faceva, che sta facendo la cameraman da ieri. Quindi ricapitolando, solamente 3 assenti, Ugolina, quello, l'assenza importante di tale e quale, e poi è mancato anche Resta, cavallo, come ho detto tante volte, di qualità, però con una testa tutta sua, e Giuseppe Zedde, che ne ha la proprietà, ha deciso di non portarlo.
secondo me ha fatto bene perché un cavallo così crea solo problemi. Bene, sta facendo, controllando. Cavallino Zago, il massimo volume. Aspettiamo perché guardiamo qui non fuori. L'appuntamento è per stasera alle 17, poi rivedrete qualcosa su Canale 3, che con le clip che ho fatto proprio per questa televisione. E l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 17, il sole se ne andava, c'è un venticello, si sta veramente bene, meno male c'è questo albero che io amo profondamente perché ci permette di stare all'ombra. Mi garantisco che è una bella cosa, perché quando picchia lì veramente con gli api bello pieno in testa. Comunque vediamo, questo ultimo Zago che sta venendo in su per fare le radiografie. Quindi Brontolo e Camilla vi salutano e vi danno appuntamento alle, oggi pomeriggio alle 17 per le ultime serie di visite.